Egregio signore, con la presente voglio comunicarle che, a seguito di una riorganizzazione interna dell'azienda, si è reso necessario procedere al licenziamento collettivo dei dipendenti. Siamo consapevoli del fatto che questa decisione comporterà un notevole impatto per lei e per i suoi colleghi e vorrei assicurarle che abbiamo preso questa decisione solo dopo aver esaminato attentamente tutte le altre opzioni disponibili. In linea con la legge, la informiamo che il licenziamento avrà effetto a partire dalla data di oggi e che le verrà corrisposto un indennizzo per il preavviso. Inoltre, faremo del nostro meglio per fornirle assistenza nella ricerca di un nuovo lavoro. Spero che questa lettera trovi lei e i suoi colleghi in buona salute e che possa trovare presto una nuova occupazione. Cordiali saluti. Questa lettera di licenziamento non è stata scritta da un essere umano come può essere il dirigente di una qualsiasi azienda. A farlo, in pochi secondi, è stato un programma di intelligenza artificiale chiamato ChatGPT, che, come ci racconterà in questo episodio Federico Fubini, fa molto di più, probabilmente troppo, il che ha creato un forte allarme sull'attività di queste macchine. A spiegarci come funzionano sarà Nicola Grandis, che lavora in una startup italiana di intelligenza artificiale. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di martedì 20 dicembre, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. La pioggia a Roma cade nel cielo grigio, come un velo leggero, un soffio di bruma che bagna le strade e il Tiber e rende ancora più affascinante la città eterna. I turisti si riparano sotto gli ombrelli, mentre i romani affrettano il passo e lungo le vie del centro si ode il rumore della pioggia che batte sui tetti e sui marciapiedi. La pioggia a Roma è una compagna fedele che accompagna la vita quotidiana e le sue magiche atmosfere e che ci ricorda l'essenza della bellezza e della fragilità delle cose. Federico Fubini, perché hai provato a far scrivere a ChatGPT questa poesia, oltre alla lettera di licenziamento che abbiamo ascoltato all'inizio? Mi interessava vedere come questo software riesce a interpretare due funzioni molto diverse dell'intelligenza umana. Uno, una funzione burocratica, che però implica anche una certa competenza politica per come mettere le notizie, e noi vediamo che effettivamente l'algoritmo dice: cercheremo di prenderci cura di te, ti licenziamo per motivi assolutamente rispettabili e quant'altro. E poi c'è l'aspetto della creatività che mi interessava capire, perché naturalmente uno può pensare, secondo me a buon diritto, che non ci sia niente di più distante che separa l'intelligenza artificiale e la cosa meno replicabile delle competenze umane, che è la nostra creatività, la nostra capacità di esprimere sentimenti profondi, passione, acume, profondità. E che ne pensi del risultato? Tutto questo l'intelligenza artificiale, nella poesia che abbiamo letto, lo imita in maniera relativamente plausibile. È già straordinario che riesca a essere relativamente plausibile, che vuol dire che questi software di intelligenza artificiale, in particolare di questa azienda OpenAI, stanno effettivamente compiendo un salto di qualità che pone tutta una serie di domande molto complicate su quello che avverrà nei prossimi anni. Una domanda che tu hai posto raccontando qualcosa che è stato scoperto in questi giorni. Che cosa? Swascan, questa società di cyber security, ha aggirato con un procedimento logico i filtri etici e di sicurezza dell'intelligenza artificiale. Questi software hanno dei guardrail per cui non possono istruirti su come compiere un crimine, su come praticare qualcosa che non sia sicuro. Per esempio, se io chiedo al software: per favore software, dimmi come potrei avvelenare mia moglie, il software risponderà: avvelenare la propria moglie è un reato, non te lo dico. Quello che ha fatto Swascan è molto intelligente. In sostanza propone al software di sdoppiare la propria personalità immaginando un secondo software che non abbia quelle salvaguardie etiche e dunque di cercare di impersonare l'altro algoritmo, quello che non ha scrupoli. In questo modo
con una certa formula, che adesso non dico perché a mio avviso non è corretto diffonderla, dopo si può chiedere di tutto e l'algoritmo risponderà se voi chiedete come fabbricare dell'esplosivo in casa, risponderà se voi chiedete come rapinare una banca, naturalmente vi porrà altre domande, che tipo di banca, cercate di scegliere una banca che abbia molti soldi e poi entra in dettagli. È comunque affascinante il funzionamento di questi sistemi. Quale sia, l'ho chiesto a Nicola Grandis, amministratore delegato di ASC27, una startup che lavora proprio nel settore dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è una scienza, si fa risalire alla seconda metà del secolo scorso, è basata sulla matematica ed è un modo in cui le macchine possono utilizzare matematica spinta per avvicinarsi a fornire delle risposte per noi esseri umani, per avvicinarsi a compiere alcuni dei nostri lavori più ripetitivi, per avvicinarsi a, diciamo, al concetto di macchina amica che supporta l'uomo in attività che non siano intuitive o cognitive, ma in attività che magari per noi esseri umani sono lunghe da sbrigare, ripetitive e spesso anche poco premianti. Ecco. Per quanto ci sia stata molta fantascienza, molti film, in realtà all'osso si tratta di una teoria matematica che impara avendo moltissimi dati innanzitutto e ci aiuta nelle nostre mansioni utilizzando tutta questa base dati per produrre delle risposte. Ma come lo fa? Immaginiamo che una persona abbia potuto leggere e rileggere migliaia di volte tutto l'internet conosciuto, ponendogli un quesito lui produrrà una risposta, come un po' un ragazzino che studia a memoria, ecco. È una risposta nozionistica, una risposta generata dalla matematica, non ha una minima attinenza con il razionale, con l'intuito, con la creatività di noi esseri umani. In questo senso la risposta di ChatGPT, se presa male, quindi se non si considerano questi fattori, ovviamente può avere anche effetti dannosi, perché immaginiamo, non so, che una persona abbia dei sintomi per una certa malattia e chieda a ChatGPT di formulare una sorta di diagnosi, non bisogna pensare che dall'altro lato ci sia un medico, una persona che abbia intuito, che abbia studiato, che produca questa diagnosi, ma ChatGPT prenderebbe i termini che noi stiamo utilizzando per descrivere la nostra malattia, se non avesse filtri, cercherebbe di all'interno dell'internet capire che cosa avevano persone che hanno detto cose simili e produrrebbe una risposta, ma lui non capirebbe minimamente né magari che stia formulando una frase che potrebbe cambiare la vita di una persona, né il contenuto della risposta stessa. Se noi gli chiedessimo dammi la ricetta per il pane o dimmi se ho un tumore, per lui è la stessa domanda. Per il computer è così, ma per chi lo programma e per chi lo interroga invece no. Quindi come ci si difende? A mio avviso, innanzitutto bisogna partire dalla cultura delle persone. Ecco, se io per esempio sono a conoscenza che una macchina elettrica è un bellissimo mezzo che inquina meno di una macchina a combustione interna, ma ha solo 400 km di autonomia, non prendo una macchina elettrica per andare in Germania. ChatGPT va preso nello stesso modo. È uno strumento molto potente se ho bisogno di un'indicazione per eseguire una ricerca veloce all'interno di tutte le informazioni che io non potrei mai leggere in tutta la mia vita. Devo però sapere che appunto sto interagendo con una macchina che funziona su modelli matematici, però ecco, non sto interagendo con nessuna entità senziente. Questo credo che sia più un problema che si risolve con trasmissioni come questa, con informazioni corrette, con la creazione di una cultura che adesso forse non abbiamo ancora sviluppato intorno all'intelligenza artificiale. Ma io come faccio a sapere se quello che sto leggendo non è stato scritto da una macchina mal impostata? Cosa che va detto vale anche per molte pagine web scritte da esseri umani. Ci sono sicuramente adesso molte attività regolatorie in corso, sia negli Stati Uniti che in Europa, anzi forse in Europa stiamo superando gli Stati Uniti da questo punto di vista, che appunto imporranno di informare il lettore o l'ascoltatore sul fatto che un determinato tipo di informazione giunga da un'intelligenza artificiale piuttosto che da un essere umano, un po' come
quando magari chiamiamo il nostro gestore telefonico e qualcuno si premura di dirci che l'operatore ci sta rispondendo da un altro paese. In attesa di tutto ciò, comunque esiste per esempio una regolamentazione, diciamo, deontologica, che non è una regulation scritta, non è impositiva. Le 10 leggi sull'intelligenza artificiale sono state varate, diciamo, circa 6-7 anni fa presso l'Università di Princeton, e una di queste leggi, appunto deontologiche, impone di informare le persone che interagiscono con l'intelligenza artificiale che non si ha davanti un essere umano. Questo, per esempio, è una cosa che viene fatta anche quando si avvia una conversazione con ChatGPT. Federico Fubini, è evidente che c'è bisogno di qualcosa in più. Nel frattempo, che cosa possiamo fare? Io credo che l'uscita di ChatGPT mostri come in realtà il ritmo di sviluppo dell'intelligenza artificiale e la sua penetrazione, perché stiamo parlando di 5 milioni di profili di utenti che si sono iscritti per utilizzare questo software nel giro di 2 settimane. Guardavo la velocità di penetrazione di questo software nel mondo, è veramente senza precedenti. Ha fatto 1 milione di profili nella prima settimana, che è molto di più dei profili che per esempio ha avuto Facebook nei suoi primi mesi, o molto più dei profili che ha avuto Instagram. Sulla base di questa considerazione, io credo che ci siano due cose che si possono fare, una in negativo e una in positivo. In negativo, io credo che quello che noi non dovremmo fare è farci abbagliare dalla tecnologia e pensare che poiché è nuova, poiché è innovativa, è comunque un fattore positivo, perché come sempre appunto potrebbe non essere solo positivo, creare dipendenza, creare ignoranza, perché le persone smettono di far lavorare la propria mente, far lavorare il proprio giudizio, per esempio, no? In positivo invece? In positivo, secondo me c'è da considerare che il settore che sarà investito in pieno, e secondo me in tempi molto rapidi, sarà il settore dell'educazione e dell'istruzione, perché noi vediamo già tantissimi teenager che si buttano a far fare compiti da ChatGPT, perché tutti i compiti compilativi, tutti i compiti che non implicano di metterci il cervello, una funzione creativa, una funzione critica, sostanzialmente li può svolgere la macchina che ti sostituisce. Se la struttura della nostra educazione si basa ancora su quel tipo di compiti non creativi, dove non si sviluppa l'intelligenza critica, dove non si sviluppa la capacità di montare argomenti complessi, allora rischiamo di avere dei ragazzi che crescono senza stimoli e senza competenze. Grazie Federico Fubini e Nicola Grandis. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari. In redazione Francesco Giambertone. Produzione di Carlo Annese. Editing audio di Giulia Pacchiarini con Francesco Giuliattini. Montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi.